una colossale bufala che sta consentendo al socio di un noto editore di Napoli e di Roma di intervenire e darci lezioni sui giornali. Perché? Innanzitutto Napoli non è Roma, perché l'edilizia residenziale pubblica di Napoli sono le case popolari e non i beni ministeriali. Questi beni non esistono nell'ambito del patrimonio cosiddetto disponibile. Nell'anno 2000, quindi 16 anni fa, con questa delibera, la Giunta disse: poiché vi è l'emergenza abitativa, in taluni casi, anche nelle case del patrimonio storico, si possono praticamente attivare i canoni della edilizia residenziale pubblica. Quanti sono i casi? Probabilmente 30 casi di povere persone che vivono in una situazione nelle quali il canone può essere considerato uguale a quello dell'ERP. Quali sono i casi oggetto di una riflessione o di un'apparente anomalia? 6. Di quante case si compone il patrimonio del Comune di Napoli? 25.000. Quali lezioni stiamo ricevendo e da chi? Lezioni di riscossione. La Corte dei Conti nel 2014 ha detto cose incredibili dell'andamento della riscossione della gestione del patrimonio durante la gestione privata. Ci portano in dote finte riscossioni, dico finte perché erano drogate dai contenziosi elevati verso i cittadini, con 10.000 parcelle sequestrate dalla Guardia di Finanza che hanno avuto un costo di 20 milioni di euro. In due parole, oggi il patrimonio finanzia il Comune. Oggi il patrimonio costa 11,6 milioni all'anno, nell'anno 2010 questo comune ha liquidato 50 milioni di euro a Romeo. Nessun caso di locazione agevolata è stato creato negli ultimi anni. Questi casi si riferiscono a quelle fattispecie di cosiddetta emergenza giustificate da una delibera di 16 anni fa.